Le papere conquisteranno il mondo. E guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo video. Ok, non. Non so neanche io spiegare il perché. Su Untitled Goose Game. Allora, non so se molti di voi conosceranno questo gioco, perché per quanto possa non sembrarlo, questo effettivamente è un gioco, ragazzi. Però mi son detta, fra un episodio e l'altro della serie principale che sto portando, perché non portare magari un video su questo gioco? Perché vi assicuro, ragazzi, che è assolutamente esilarante, bellissimo e divertentissimo nella sua semplicità, nella sua assurdità. È bellissimo. E quindi mi sono detta, intanto ne porto un episodio. Se poi ai ragazzi piace e magari riusciamo a raggiungere anche un certo numero di mi piace, per questo, ragazzi, vi invito a lasciare un bel pollice in su. Magari se ne volete un altro episodio, vediamo magari, che ne so, di arrivare per questo primo episodio a 70 like. Se riusciamo a raggiungere i 70 like e a superarli, magari ce ne esce anche un altro e così via. Perché vi assicuro, ragazzi, che questo giochino, per quanto appunto semplice e assurdo sia, è veramente uno spiscio. È sì, simpaticissimo. E adesso, ragazzi, andremo a vedere insieme di cosa tratta. Io direi di ricominciare da capo. Questo giochino io l'avevo già iniziato, ma direi di ricominciarlo da capo, così ci possiamo fare tutti quanti un'idea di cosa questo gioco effettivamente sia. Ebbene, ragazzi, in questo gioco, sì, noi interpretiamo. Proprio lei. Interpretiamo proprio lei, questa bellissima papera. Possiamo vedere, ragazzi, che nonostante la grafica sia appunto così elementare quanto, per esempio, i movimenti della nostra cara. Ok, dovremmo darle un nome. Sarete voi a sceglierlo, ovviamente, ragazzi. Per cui, per questo primo episodio, il compito che vi do è di buttare vari nomi, ragazzi, nei commenti. Ovviamente sceglierò quello che mi sembrerà più consono per la nostra cara amica. Con la nostra cara amica, ragazzi, possiamo fare diverse cose, come ad esempio starnazzare, appunto. Come ad esempio correre, il che la rende ancora più bella. E due, per piegarti. Quindi possiamo fare anche questo. Possiamo anche piegarci per poter passare al di sotto di ostacoli tipo questo tronco d'albero. Possiamo usare il nostro becco. Qual è B? Ok, questa B. Possiamo usare appunto il nostro becco, ragazzi, per afferrare oggetti e poterli quindi portare tranquillamente in giro. Piegati per prendere cose da terra. Quindi possiamo fare anche combo magiche, ragazzi. Possiamo piegarci e afferrare oggetti. Questa lattina non ce ne facciamo un cazzo. Possiamo portarci appresso la pallina da tennis. Non so. Adoro. La adoro, ragazzi. Quindi adesso siamo, come potete ben vedere, così intelligenti, ragazzi, da poterci. Ecco, sì, però molla il gancio. Da poterci. Ah! Stava per ucciderci! E quindi possiamo premere R2 anche per battere le ali. Non so, magari possiamo, incutere timore ai nostri eventuali nemici. Chissà, forse avremo dei nemici. Con la nostra cara amica dovremo fare cose, quindi premi per vedere le cose da fare. Aspetta, back è questo, è select. Ci affidano dei compiti da svolgere. Cioè, i compiti che nella vita di una papera sono assolutamente importanti da svolgere, come ad esempio entrare nel giardino, fare il bagno al giardiniere, rubargli le chiavi, lanciare il rastrello nel laghetto e fare un bel business. Ci abbiamo un bel po' di cose da fare. Bagniamo il giardiniere, direi il nostro primo compito da papera quest'oggi. Oh. Tipo sarà rinnegato. Ah! Adesso arriva, aspetta, 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 aspetta che arriva a chiudere. Ah, bello! Non te mette con me, eh. Possiamo entrare nel giardino, approfittiamo. Cazzarola, mi stavo a dimenticare di questo. Assolutamente importante. Sta cercando la paletta, fermi. Gliela nascondiamo qua in mezzo ai cespugli, ragazzi.
Non la troverai mai più. Stupido. Dobbiamo lanciare anche il rastrello nel laghetto. Io direi che magari è una cosa che possiamo provare subito, immediatamente a fare. Sempre sperando. Oh, oh cazzarola, che il nostro caro amico non ci veda, non ci scopra, anche se col casino che sta a fa, insomma. No, la nostra cara papera è più furba, ragazzi, è più furba. E voilà. Viettelo a recuperare in mezzo al giardino. Ah, pezzo di me. Dobbiamo rubargli le chiavi. Attenzione, le chiavi, ragazzi, ce le ha appese, ovviamente. Ah, arriva. Me volevo fare solo un caffè. Boh, no, non t'azzardare a colpirmi che... Oh, ah, gli ho preso le chiavi. Gliele ho prese le chiavi. Vienimi a prendere se ci riesci. Cioè, raga, non so se... Se sto rendendo... Ah, no, mi prende. Bastardo, accidenti. Ma ha bloccato il cancello. Non t'azzardare a calciarmi, brutto imbecille. Posso strappare le carote? La cosa più importante è fargli mettere il cappello. Però, io come lo prendo quel cazzo di cappello? Ma che cazzo? Ah, credo di ricordare adesso. Dobbiamo essere delle papere cattive? Saremo delle papere cattive. Ehi, imbecille! Imbecille! Guarda che cosa ho fatto! Ho estirpato il tuo stupido, stupidissimo fiore. Si abbasserà, ovviamente. E via! Signori, col corpo del reato! Glielo butto nel laghetto, quanto è vero! Quanto è vero, non lo so, Non te blocca, non te blocca, non te blocca. Vienimi a prendere. Oddio, sta arrivando veramente. Ma pensavo fosse più profondo il laghetto. Che palle. No, glielo devo nascondere il cappello, ragazzi. Se no non si metterà mai più l'altro cappello. Cazzo, non si è abbassato. Ah, adesso sì, adesso sì. Zitti, 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 zitti. Non se ne è accorto, non se ne è accorto, non se ne è accorto. Glielo smollo qui. Così è sicuro che non lo vede, non lo trova. E giustamente adesso cosa farà il nostro caro amico genio pelato? Indosserà il suo carissimo cappello. Far sì che il giardiniere si dia il martello sul pollice. Mamma mia, quante cose pretendete da una povera papera di lago. Povero, povero stolto. Le papere conquisteranno il mondo. Adesso mi preparerò anche un gustosissimo e deliziosissimo business. Serve il pane, cioè il tramezzino, sandwich, mela, zucca, carota, marmellata e tu sorella. Quante altre cazzo di cose ce devo portare al business? Che tec? Guardatela come corre, ragazzi, ma non è troppo cipi come agita il culotto. Via, dammi la mia radio. Sta rubando l'autoradio. E in questo caso è vero, più o meno. Ci facciamo beccare che se no questo ce la viene a prendere, raga. Poi è un guaio. Ok, era pure la radio, vero? Sì, mela, zucca, sandwich. C'è il sandwich, non caga il cazzo. Tutti e due li devo portare. Ammazza, ma quanto siamo ingordi. Ecco qua, se basta. Termos, zucca, carota e non so che ha. No! No, regà, dai, ma porta via la radio. Nascondiamoci prima che ci veda, perché se no... Allora mi devi cagare il cazzo, tanto te ne rubo un'altra, pezzo di merda, guarda. Via! Spero che non torni qui, ragazzi, a togliermi pure quest'altra carota, perché se no la volta buona... Che bestemmio, da papera. Io mi porto via questa. No, è porca di quella. Aia! Non calciare le papere! Io questo me lo becco nelle palle, Adesso mi vede. Adesso mi vede. Dai, però. Minchia, te lo porto. A Timbuktu te lo porto, sto sacco di merda. Devo giocare un po' più d'astuzia. Noi intanto portiamo via il thermos prima che ci veda. Perché sennò diventa Mission Impossible, Perché se tocco la radio si accende. Quindi mi sa che dobbiamo metterla per forza per ultima. Ma prende... Ehi, ehi. È imbecille. Oh, ma questo è tonto o ce fa o che? Prendi la tua stupida carota, va. Non mi calciare, animale. La marmellata, svelta. Svelta, svelta, porta via la marmellata. Oddio, spero che non mi veda.
Non mi deve vedere. Sarò trasparente e invisibile per te. Ok, la marmellata. La zucca, cazzarola, la zucca. Per portare via la zucca, ragazzi, sarà un guaio. E prenditela sta merda di radio. Ti caverò gli occhi mentre dormi. Oddio, fa che non mi abbia visto, fa che non mi abbia visto. Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore. E chi si mangia una zucca intera ad un picnic? Non lo so. Cari produttori, creatori di questo gioco, non lo so. Fatto sta che adesso ci manca la radio. Devo essere un fulmine. Devo essere un fulmine per poter completare l'obiettivo. Forza e coraggio. Yeah. Sì. Abbiamo completato tutti gli obiettivi per questa prima area, ragazzi. Adesso vattela pure a prendere del culo. Non mi farò calciare un'ultima volta da te, brutto imbecille. Corriamo verso il prossimo scenario. Dovrebbe aver salvato, penso, ragazzi, fra un'area e l'altra. Io perlomeno mi auguro sinceramente, perché sennò sarebbe davvero un bel guaio. I tuoi progressi sono stati salvati. Vi devo credere? Vediamo, ragazzi, se... Ok, perfetto, perfetto. Qui ci portano direttamente appunto nel secondo scenario. Sarete voi a decidere, ragazzi, se vedremo cosa combinare anche in questo secondo scenario. Vi ricordo appunto che se volete un secondo video su questo gioco potete lasciare un bel pollice in su. Vediamo di raggiungere almeno i 70 like. Se ho deciso di farci insomma un video su, era davvero per portare qualcosa un pochettino più leggero, un pochettino più spensierato, ecco. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Io vi lascio a tutti, ragazzi, da Giocherino. Ciao!